ai saldi di fine stagione, la Roma ritrova quelle occasioni che si era lasciata sfuggire per tutto l'anno. I suoi prossimi avversari si chiamano Ascoli, Cremonese e Bari. Dopo l'aggancio in classifica al Parma, non ci vuole troppa fantasia per pronosticare ai giallorossi un futuro europeo. Insomma, quella che sembrava una stagione da dimenticare dovrebbe trasformarsi in un'onesta annata di transizione. Ci sono da risolvere problemi strutturali, a partire dal rapporto con Bianchi, ma l'eredità di oggi è sostanzialmente diversa dal disastro di qualche mese fa. Sulle bancarelle dell'Olimpico, per la Roma ci sono solo gli scampoli di quel Parma terribile che giovedì sera aveva buttato fuori a pedate la Sampdoria dalla Coppa Italia. Scala tiene amorevolmente accanto a sé in panchina Melli, l'eroe di Marassi. Gli altri hanno la salivazione azzerata, mani due spugne e l'unghone fantoziano che penzola dalla bocca. Bisogna dosare le forze ed evitare le avventure. Il primo tempo, con qualche debita eccezione, vedi il palo di Piacentini, è in sintonia con questo cliché. La resa viene nel secondo tempo. Il Parma boccheggia in folle. La Roma utilizza tutte le marce a sua disposizione. Scatti, accelerazioni, cambi di velocità, la nuova benzina portata da Salzano al posto dell'infortunato Pellegrini, la continuità di Hessler e Piacentini aprono varchi sempre più vistosi nel fortino avversario, che non capitola solo per l'indecisione di Rizzitelli e un paio di tempestivi recuperi di Minotti. Al 69esimo, quando Aldair pesca Carboni in area e Brolin lo spinge, sembra fatta. Föller segna, ma Trentalange vede un'intrusione romanista e fa ripetere. Föller cambia angolo, Taffarel capisce e vola. Chi nelle spogliatoie ha dei dubbi è Ciarrapico. Ho ripetuto e ripeto in questa occasione che il calcio italiano non si può permettere nemmeno più un minuto nell'ottenere il sorteggio degli arbitri. Grazie. Il rammarico del presidente romanista sparisce alla prodezza di Rizzitelli. È il 75esimo, l'attaccante si beve a polloni come un cov e scarica il suo siluro dove nemmeno il grande Taffarel può arrivare. La reazione del Parma ha poca sostanza. Il contropiede della Roma si avvicina ad un punteggio più pesante. Marizzi, quasi gol, ha già dato. Prima la rete decisiva, adesso la maglia ai tifosi. Non si può chiedere di più. Speriamo che la fortuna continua a venire dalla nostra parte, anche non solo fortuna, perché ce la cerchiamo. A questo punto che stiamo giocando un ottimo calcio, abbiamo trascinato la gente dalla nostra parte che negli ultimi mesi così ci contestava, quindi una bellissima Roma e speriamo di continuare fino alla fine così. Nella Roma i migliori sono stati Hessler e Piacentini. Salzano ha aggiunto la fantasia ad un complesso fino al suo ingresso troppo prevedibile. Per Rizzitelli il gol partita, ma anche tanti errori. Nel Parma perfetto Taffarel, qualche amnesia per Apolloni, in evidenza Minotti e Grun, sottotono tutti gli altri. Buona la direzione di Trentalange.